va a Mosca. Questo è il film documentario e insomma vogliamo un po' raccontare innanzitutto com'è nata l'idea di questo documentario, che nasce in realtà da una sorta di quasi colpo di fulmine entrando in contatto con una serie di materiali fotografici di filmini in 8 mm che sono tra l'altro conservati all'Home Movies, all'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia. Ecco, com'è stata la scintilla che ha fatto scaturire questo documentario? Sì, noi avevamo un'idea generica di raccontare gli anni 50, la passione politica, il sogno comunista e anche il sogno proprio dell'Unione Sovietica. Quindi tra le varie piste siamo stati a Home Movies, dove appunto è scattata una scintilla, nel senso una sorta di apparizione. Abbiamo trovato questo filmato di cui non conoscevamo né l'autore né le circostanze geografiche, però che raccontava un viaggio a Mosca degli anni 50 di un gruppo di italiani che partivano con questo treno con una delegazione. Quindi da lì una serie di ricerche, abbiamo scoperto appunto l'autore, purtroppo era scomparso, però aveva un figlio che ci ha indirizzato, quindi siamo riusciti a mettere insieme tre diciamo fondi di tre diversi cinematori comunisti della cittadina di Alfonsina in provincia di Ravenna, che avevano filmato tutta la loro vita dagli anni 50 in poi e che quindi raccontavano questo sogno sovietico e questo sogno del comunismo in Italia da una prospettiva assolutamente inedita. Quindi era un materiale molto difficile da trattare, ma assolutamente affascinante. Quindi il nostro film è, a parte due brevissime sequenze, totalmente costruito con i filmati di questi tre personaggi. Uno di questi personaggi è poi la voce narrante, diciamo, del documentario, che è Sauro Ravaglia. Che personaggio è? Uno che, da quello che ho capito, ancora oggi continua a girare il mondo armato di videocamere nonostante la sua veneranda età. Sì, Sauro 80 anni e sarà questa sera in sala. Sarà questa sera in sala con noi, presentato da Paolo Virzì, che finalmente lo conoscerà dopo il Festival di Torino, a cui Sauro non ha potuto partecipare perché era in Cambogia. Ecco, stava filmando in Cambogia. Stava facendo un viaggio di una 7-8 mesi in bicicletta tra Thailandia, Cambogia e Laos. Che invidia. Non si è mai fermato da Mosca in poi, davvero forse la persona che conosciamo, che abbiamo mai conosciuto, che ha viaggiato di più in tutta la vita, quindi siamo felicissimi di presentarlo stasera con lui, perché è molto emozionante anche averlo e averlo in persona, perché è davvero è stato un incontro folgorante, perché è sì la voce narrante, ma è proprio lo spirito in persona di un'epoca e di un'epoca di speranze, quindi sono molto felice di presentarlo con lui stasera. Il sogno comunista, visto appunto da questi italiani che partono, in realtà c'è proprio un'occasione, che era quella del Festival Mondiale della Gioventù Socialista, quindi un viaggio che viene documentato attraverso queste immagini, fino ad arrivare un po' poi al momento in cui dopo tanti anni c'è un po' la disillusione, no? Un po' il crollo del sogno, dell'utopia, no? Dell'utopia comunista. Insomma, riavvolgiamo il nastro. Siamo ad Alfonsine. Sì, il film inizia, noi in realtà abbiamo isolato, poi alla fine comunque ci abbiamo messo mano in maniera abbastanza decisa su questi materiali documentari, però noi abbiamo isolato una decina d'anni che secondo noi raccontavano appunto l'utopia più che l'impegno politico, che appunto per Sauro poi è continuato. Proprio l'utopia così proprio incredibilmente forte, protesa verso il futuro, dura una decina d'anni. Quindi il film inizia alla metà degli anni 50, in questo paesino appunto distrutto dalla guerra, dove si era combattuto addirittura proprio la linea gotica, si trovava nella città di Alfonsine, con questi giovani, alcuni partigiani, altri appena più giovani, che hanno la passione del cinema e la passione del comunismo. Un periodo storico che segna anche la nascita delle prime cooperative, no? Sì, assolutamente, soprattutto sì, in quella regione lì, assolutamente. Sì. E appunto la scintilla del film, come suggerisce il titolo, è questa possibilità di andare a Mosca per questo incredibile Festival della Gioventù Socialista, che raccoglierà circa 120.000 persone. Loro ovviamente risparmiano per mesi per potersi comprare le filmine, vanno, e quello che vedono è appunto, e poi questo non vi svegliamo troppo, in un certo senso modifica la loro visione del mondo. Però sono fatti un'idea diversa, mettiamola così. Sì, 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 non aspettatevi chissà che, però fondamentalmente è un racconto di formazione, quindi anche solo semplicemente il confronto tra quello che si erano aspettati e quello che poi vedono, semplicemente il fatto che l'utopia forse non può esistere proprio perché utopia li rende più adulti, e quindi le loro vite anche si separano e prendono anche una via un po' diversa. Ci sono alcuni momenti che riguardano soprattutto la presa d'atto di quelle che sono le condizioni ad esempio dei lavoratori in Russia, no? Che in qualche modo quelle diventano un po', no? Un elemento che fa in qualche modo sbandare i loro... Sì, loro filmano anche della povertà, filmano delle condizioni di lavoro che non si aspettavano di trovare. In realtà erano partiti davvero con l'idea di filmare il paradiso dei lavoratori. Un mondo possibile. Certo. Un mondo possibile che cercavano in qualche modo di ricreare anche nell'Emilia Romagna distrutta dalla guerra. E chiaro che tornando a casa, avendo visto anche e sentito storie di povertà, anche di condizioni difficili, il confronto poi al ritorno a casa
fa non cambiare idea ovviamente sui propri ideali, ma aprire gli occhi bene o male su un certo tipo di politica e chiude un po' quell'idea veramente utopica di avere un sogno ed avere un paese che quel sogno l'avesse realizzato. Quindi per loro è davvero un risveglio, ma un tentativo anche di ricominciare a cercare in un altro modo quel sogno. Avete dichiarato che con tutto quel materiale che avevate a disposizione, in realtà attraverso il montaggio si potevano dare tante chiavi di lettura, no? Di questa storia, di questo racconto. Il vostro di racconto alla fine che tipo di racconto è stato? Accompagnato tra l'altro da una colonna sonora molto bella, molto suggestiva, che in qualche modo accompagna anche l'incedere delle immagini. Sì, no, noi ci teniamo anche un po' pedantemente a sottolineare comunque il lavoro che c'è dietro, perché poi abbiamo fatto una scelta di montaggio di estrema fluidità, proprio la ricerca fotogramma per fotogramma di ricostruire queste immagini alla base molto frammentarie, quindi molto frammentarie e anche mute in origine. Quindi noi attraverso la musica, attraverso il montaggio abbiamo dato appunto, come dicevo prima, una visione da racconto di formazione, come in realtà è stato, soprattutto per Sauro. Cioè c'è ovviamente una dimensione politica molto forte, ma c'è soprattutto la dimensione di un uomo, di un giovane uomo che appunto ha un sogno, un ideale, che si trova costretto a un po' a rivederlo e a diventare più grande, ma anche a ricominciare e a ripartire. Quindi abbiamo utilizzato queste musiche composte da Francesco Serra, che è un chitarrista che lavora in maniera estremamente originale, anche un po' per punteggiare emotivamente quella che era la nostra visione di quelle immagini filmate 50 o più anni fa. Il montaggio è stato fatto con Saraf Geyer, che è una bravissima montatrice, che aveva già lavorato con un importante, bellissimo film d'archivio, in cui c'erano parti d'archivio, che era La Bocca del Lupo. Quindi è stato un lavoro durato vari mesi sull'arco di tanti anni, davvero ogni fotogramma è stato un po' salvato, estratto dalle macerie in cui si ritrovava dopo il tempo che era passato. Quindi è un lavoro di recupero, anche speriamo di ridare nuova vita a questi materiali molto belli in origine, però appunto che erano stati un po' perduti e nascosti dal tempo. Il film si conclude, diciamo, i 10 anni. Senza togliere nulla poi, sì. Diciamo, ecco, alle leggende, certo, della storia. Insomma, ecco. Però lui filma anche i funerali di Togliatti, i milioni di persone che a Roma danno l'estremo saluto al grande leader comunista, e lo filma anche proprio con un'idea chiara e precisa in testa. Lui è lì perché quel mondo è finito, quel mondo sta finendo e un po' la politica in qualche modo deve modificarsi. E davvero è stato uno dei punti forti su cui abbiamo lavorato, è stata anche la sua percezione al momento delle riprese, molto chiara anche di quello che stava succedendo nel Partito Comunista e in Italia in generale. Anticipava in qualche modo il muro di Berlino di molti anni, diciamo, il pensiero di Sauro. Forse sì, forse per certi versi. Non così consapevolmente, però certo. Sì, in un certo senso sì. E lui, ci piace dirlo, perché non sembra né un film né nostalgico né particolarmente depressivo, il fatto che lui comunque ha trovato una sua personalissima risposta che noi piace, quella di continuare a viaggiare, continuare a cercare. Lui comunque proviene da una famiglia comunque molto modesta, era barbiere, viaggiato per la prima volta nel 57, poi da allora comunque ha sempre un po' lavorato e risparmiato per continuare a viaggiare e girare per il mondo, per cui alla fine non sarà l'utopia socialista, però comunque il fatto che a 80 anni continua a essere così curiosa, a cercare, a informarsi e aprirsi al mondo è una puramente individuale, però una bella risposta anche al crollo comunque dell'utopia e dell'ideologia. Quando gli avete proposto e presentato il progetto, ha accettato subito oppure c'era un po' di ritrosia iniziale? Ritrosia non direi, nel senso che noi gli abbiamo spiegato il progetto e lui ha detto: io ho 200 filmine da darvi, non vedo l'ora, i miei nipoti non si interessano alla tecnologia, e in un parcheggio di Alfonsini ci ha detto: queste sono le mie scatolone filmine, con questa è la mia vita, fatene qualcosa di buono. E alla fine dice: no, ma siete stati abbastanza bravi. L'avete proprio coinvolto direttamente perché lui appare proprio nel, diciamo, nel film documentario. Sì, ci sono alcuni momenti, due brevissime sequenze, sì, le uniche girate oggi di lui, oggi che come ripercorre un po' il suo archivio, la sua vita. Appunto, la storia è molto poi ricentrata sulla prospettiva di allora, nel senso noi abbiamo ricostruito un po' un personaggio di Sauro di allora come voce narrante. Non è necessariamente uguale al Sauro vivente in carne e ossa di 80 anni, però è il personaggio principale del film. È un film documentario che ci racconta molto anche del nostro paese, dell'Italia in generale, del dopoguerra. Sì, perché in realtà
per noi è incredibile vedere delle immagini amatoriali girate a metà degli anni 50 che davvero non hanno il filtro della propaganda o anche solamente di quelle che erano le riprese fatte all'epoca, ma dirette così. Viro neorealismo, mettiamola così. Ma praticamente sì, comunque loro si ispiravano ovviamente al neorealismo, ma le riprese sono riprese di paese, di festa dell'unità, di incontri politici. Era davvero anche uno spirito di rinascita diverso anche nell'approcciarsi anche al cinema amatoriale, in un certo senso, perché comunque davvero era un tentativo di fare cinema, ma anche nel piccolo della provincia romagnola. Come è stato, diciamo, preso il film da parte di quelle comunità, soprattutto legate anche all'Emilia Romagna, ma non solo, di quelle regioni del nostro paese, quelle diciamo più a connotazione rossa, che di quei viaggi in Russia ne organizzavano tanti, si partiva con i pullman, i torpedoni, si partiva dall'Italia e si andava, partendo dalle sezioni del Partito Comunista, a visitare Mosca, a visitare quella città. Sì, quello è stato il primo viaggio, in realtà era la prima volta che l'Unione Sovietica apriva le frontiere dopo la guerra, quindi effettivamente è stato il primo che di molti, ovviamente, negli anni successivi. Il film in realtà è uscito da pochissimi giorni, quindi ancora abbiamo fatto una serie di proiezioni a Ravenna che sono andate tutte piene, l'interesse ovviamente è altissimo. Probabilmente nei prossimi mesi avremo modo di presentarlo molto nella regione. Sì, già si intuisce che chiaramente un'ala più nostalgica, un'ala invece che più tende anche un pochino a giustificarsi, quasi come se avesse fatto qualche cosa di male, a doverlo anche un po' moderare rispetto ai termini di oggi. Però la cosa che penso di dire, insomma, tranquillamente, che piace questa proprio riscoperta di questa dimensione così privata delle immagini amatoriali, che non è effettivamente molto frequente. Molto spesso si parla di quel periodo, si vedono i filmati di propaganda o comunque filmati ufficiali, però quelle immagini, per quanto amatoriali, per quanto piene di difetti, restituiscono in maniera sicuramente meno originale il clima del tempo, sono più esplicite di molte parole. Voi siete due giovani, classe 1980, che cosa può raccontare, ecco, magari ai vostri coetanei, un film documentario di questo tipo, magari proprio legato a quegli ideali, no, che la sinistra ancora oggi forse dovrebbe, no, portare avanti, che poi sono naufragati lì nell'applicazione pratica in Russia, però se prendiamo a pretesto quelli che sono gli ideali, diciamo, del comunismo. Sì, sì. No, ma noi sicuramente ti posso rispondere forse con cosa ci ha motivato noi, proprio facendo parte di quella generazione. Noi proprio da subito ci avevamo una sorta di invidia che tuttora rimane per quella generazione che così si dava al futuro, che così si impegnava, in cui si sperava così tanto che ci potesse davvero essere un mondo totalmente diverso, ma proprio a distanza di mesi, a distanza di poco tempo. Quindi è ovvio che tutto questo oggi è molto meno presente. Ci sarà anche magari più realismo, più equilibrio, però sicuramente la dimensione dell'abbandono, dell'utopia non c'è. E io penso che, almeno parlo per me, per le persone che conosco, è qualcosa che ci manca, insomma, di cui c'è un certo bisogno, un certo desiderio. Dopo l'uscita in sala ci sarà anche l'uscita in DVD, sarà possibile vederlo in altro modo? Sì, a partire da settembre uscirà anche in DVD. Però intanto andate al cinema adesso, ecco. Assolutamente. Abbiamo come consiglio anche a noi. Sì, anche perché il film è piccolo e fragile, quindi se riuscite ad andarci subito, secondo me può aiutare anche a farlo vivere di più. Grazie a Federico Ferrone, a Michele Manzolini per essere stati con noi e ci rivediamo presto a Radio Città Futura. Grazie a voi. Grazie. Ciao.